Speciale di Atupertu che si trasferisce dal Caffè dei Costanti al Colle del Pionta. Allora, benvenuto innanzitutto insomma al nostro ospite, il vice sindaco Gianfrancesco Gamorrini. Poi con noi, con david insomma, eh, Fabio Sinatti e il nostro piero Franchini. Ora vi diciamo perché, vero Davide? Siamo certo. qua per un motivo particolare. Allora, intanto siamo in un posto meraviglioso dove forse eh, è nato veramente il sapere di Arezzo. Sembra che qui c'è stata la sede di una delle prime università del mondo, comunque l'unica università retina, ora siamo qui dove c'è comunque una sede dell'Università di Siena e dove a seguito anche degli interventi fatti da questa amministrazione, nello specifico da, dal nostro Gamorrini, e, e quindi eh, una delle iniziative prossime proprio per far capire alla gente che Arezzo ha questo tesoro che è il colle del Pionta, ci sarà il 17 aprile prossimo la parco corsa, questa gara podistica con tutta una serie di iniziative collaterali che è proprio per dimostrare come si può vivere questo ambiente e quindi lo sport, ripeto attività collaterali che dopo Fabio ci dirà e quindi gli aretini che tornino a vivere e a calpestare questo posto pieno di storia e di bellezza. Dicevamo c'è stata anche la conferenza stampa, la presenza non solo del Vice Sindaco ma anche del sindaco Alessandro Ghinelli di questa iniziativa e di altre. Che l'intenzione dell'amministrazione è non solo insomma, rifare un po' anche il look a questa zona, a tutti gli effetti, ma riportarci la vita, perché così magari si può insomma eh, ecco, scoraggiare invece le frequentazioni che purtroppo hanno insomma invece un po' invaso questa bella zona di Arezzo. È esattamente l'intento che abbiamo, in realtà ce l'avamo lasciati circa un mesetto fa con una sfida proprio con David e Piero circa sì i lavori che avremo svolto al Pionta ma anche le iniziative. Avevo lanciato a loro l'idea eh, di rivitalizzarlo con una serie di eventi e sono stati anche loro a darci una mano e eh, a far sì che questo, questo avvenisse. Quindi ci tengo a fare un ringraziamento proprio a David, a Fabio Sinatti, eh, alle associazioni che sono intervenute, che vorrei ricordare che sono l'associazione a Piede Libero, l'associazione Pet Fitness e gli amici del Pionta e tutti quanti organizzeranno dal 17 di aprile che sarà il primo importante evento eh, organizzato da, da Sinatti da, e eh, dall'Unione Sportiva di Policiano, eh, dal 17 aprile fino a fine ottobre ci saranno tutta una serie di iniziative sportive più o meno importanti che eh, faranno rivivere vivere ancora meglio e di più il parco e faranno sì che molte persone che da anni non si avvicinano a questa splendida area verde tornino e magari apprezzino i lavori che in parte abbiamo fatto e che continueremo a fare nei mesi a venire e negli anni a venire. Ecco, c'è stata la presentazione anche di questo quest inizio dei lavori della pista eh, ciclabile, però lei aveva ah, annunciato insomma, che ci sarà anche addirittura un sistema di videocontrollo, quindi per comunque tenere insomma, sotto controllo eh, la zona e insomma, scongiurare che poi possa tornare una volta che insomma, queste iniziative porteranno comunque vita in mano a delle brutte frequentazioni. Insomma. Sì, è un progetto che nasce da un po' più lontano, è bene essere chiari e essere corretti fino in fondo, è un accordo di programma che coinvolge l'ASL l'Università, oltre alla superintendenza e alla provincia, che è stato siglato alcuni anni fa, era rimasto in sospeso per vari aspetti, anche nella progettazione che aveva riguardato una parte limitata del Pionta, e abbiamo deciso di riprenderlo in mano, di fare una progettazione complessiva di tutta quest'area della parte bassa del Pionta e quindi di individuare quelli che possono essere le riqualificazioni sia dal punto di vista dei viali, del verde, dell'illuminazione dell e della videosorveglianza. Ci siamo rimessi al, al tavolo con gli interlocutori che erano già stati coinvolti, abbiamo concordato un percorso e una serie di interventi che... Entro l'anno partiranno, alcuni partiranno addirittura subito dopo la corsa del 17 aprile, gli interventi sui vialetti, gli interventi sulla pista ciclabile cofinanziati da un bando regionale, dalla regione, sono partiti la settimana scorsa, mentre gli interventi sull'illuminazione e sulla videosorveglianza partiranno nei mesi a venire. Però ecco, l'importante è che insieme agli interventi di riqualificazione estetica, intesi come interventi strutturali nel parco, eh, ci sia la volontà di intervenire anche per riqualificarlo dal punto di vista delle frequentazioni. Questo secondo noi farà sì che pian piano gli aretini si riapproprino nel modo più adeguato del parco, a mio modo di vedere, più bello della città. Allora, insomma, come dire, il comune chiama e la città risponde, caro Franchini, perché questa mi sembra una risposta importante, cioè innanzitutto insomma, grazie al comune che comunque ha lanciato no, l'amo, tra virgolette, alle varie associazioni che lui ricordava, però insomma, poi Arezzo risponde. Sì, eh, chiaramente diciamo che ci siamo subito dati da fare, insomma, ecco. Quindi io per quanto mi riguarda cercherò appunto di coinvolgere la città, quella diciamo che mi riguarda, cioè il commercio, affinché eh, si possano fare delle iniziative che eh, coinvolgano appunto anche la città tutta, perché eh, qui eh, si deve vivere eh, non solo questo parco ma anche la città e quindi ecco, facendo proprio un insieme di cose che... Eh, Daranno modo di vivere la città e vivere il parco del Pionta. Io secondo me ecco, credo che questa sia diciamo, l'iniziativa di partenza e poi credo che si svilupperà. Ecco, quindi Io mi auguro. Insomma, il Pionta ricomincia a correre a tutti gli effetti, perché si corre e si realizzano insomma, tutte queste iniziative, Davide. Sì, allora mentre eravamo qui avrei, abbiamo già notato, ora, a parte la pulizia che gli interventi fatti che danno più luce, danno più una prospettiva diversa, però qui c'è l'università, questo è un polmone giovane della città, non è facile trovare un ambiente come con tutti questi giovani, perché comunque l'università c'è, le matricole ce ne sono diverse. Credo che vada un po' sfatato anche quest'idea di questo ambiente così degradato. Eh, perché c'è anche questa convinzione che, secondo me, è un po' il frutto dell'ignoranza, no? perché se è un po' oramai eh, portata avanti questa idea che qui chissà cosa ci deve essere, cioè questo parliamoci chiari: è un posto meraviglioso, pieno di storia. Ci sono tutti questi vialetti, non è che è così facile trovare. Quindi, va anche, secondo me, apprezzato un po' per quello che è, cioè è un ambiente secondo me di grande valore, quindi non è che possiamo, non so, la gente magari si immagina eh, a volte il, un piazzale verde, finto, visto come so, si va a Berlino si vede la, la metropolitana in mezzo al verde, eh, ok, cose del genere, ecco. Noi, qui c'è una storia, qui c'è, quindi la gente deve capire, deve Secondo me non ci sono tutti questi pericoli, tutte queste paure anche per i bambini per venirci a giocare. Poi d'ora in poi tra i sistemi di videosorveglianza, la pulizia che è stata fatta: se la gente capisce l'importanza anche che questo ambiente cioè che deve va vissuto, vissuto, cioè bisogna eh, venirci, certo. cioè smettere di, di avere tutta questa paura. Perché paura di che? Voglio dire, se l'ambiente. È pieno di, di giovani, è pieno di giovani, perché non ci devono venire gli anziani, non ci può venire i bambini? Ecco questo secondo me, poi chiaramente ora Fabio ci dirà di questa iniziativa, ma lui lo, lo può dire meglio di me, questo è un ambiente per chi vuole fare sport, ma non solo la corsa, ma qualunque tipo di attività, qui ci si può venire specialmente nel periodo estivo a fare a qualunque ora perché c'è l'ombra delle piante a fare qualunque attività fisica ci si può fare lo yoga ci si può fare ripeto stretching ci si può correre ci si può fare potenziamenti vari si può fare qualunque cosa si può vivere e la gente ci deve venire a vivere quindi la corsa e l'atletica che noi ci portiamo vuol far capire alla gente che il pionta c'è si può vivere quindi Prego Fabio, ci racconti un po' di quello che insomma, avverrà per questa Pasquetta speciale. Ma io partirei anche qui un pochino più da lontano, nel senso proprio come diceva prima Davide, io l'ho vissuta diciamo, come insegnante, quindi come diciamo, persona impegnata nel far praticare attività sportiva ai ragazzi della scuola. Io ho fatto per diversi anni qui, proprio alla Palestrina del Pionta, attività motoria con i ragazzi, ci ho fatto dei campionati provinciali studenteschi di corsa campestre, ci sono state moltissime iniziative che fra l'altro per me è il è il miglior parco che c'è nella città di Arezzo, quindi questo al di là di tutto diciamo, ha delle caratteristiche morfologiche particolari. Il sì, perché questo è, è diverso, cioè, il Pertini sembra proprio studiato appositamente, questo è nato così, quindi diciamo che la natura l'ha posizionato in una maniera tale che qui abbiamo piccoli saliscendi, abbiamo pianeggianti, abbiamo, abbiamo questi alberi secolari che sono qualcosa di fantastico, insomma, quindi io anche nel periodo diciamo, primaverile quando venivo a fare lezione, era l'occasione per poter far praticare sport ai ragazzi proprio nella pineta che era dall'altra parte, ma anche in queste piante che sono qui, quindi era veramente qualcosa di, di positivo. E quindi questa proposta che ci è stata fornita dall'amministrazione di poter realizzare qui la parco corsa, che diciamo nell'origine era un, eh, diciamo una, una corsa itinerante per i parchi, che doveva essere una volta qui, una volta in un altro parco, poi, una volta... poi per motivi logistici ovviamente siamo stati diciamo un pochino statici e siamo rimasti al parco del Pertini di Via perché era più facile per i parcheggi per tutte queste, esatto, tutte queste cose qui che ovviamente alla fine guardi anche l'aspetto un pochino organizzativo che ti può aiutare ma sicuramente questo è uno dei parchi per me come ripeto più belli allora ecco facendo la parco corsa questa zona qui sarà la partenza da qui ci sono tanti vialetti, quindi cercheremo nella nostra diciamo, impostazione dare la possibilità ai camminatori, a coloro che non, ovviamente non praticano sport in maniera agonistica, di poterlo quasi visitare tutto questo parco perché è abbastanza ampio, quindi avranno 3-4 km di possibile diciamo, sviluppo su questo parco. Ovviamente poi a un certo punto si divideranno gli agonisti e i non agonisti e quindi gli agonisti proseguiranno negli altri parchi, quello del, dei Carabinieri, quello del Prato, poi Villa Severi parco pertini poi ritorneranno qui dove l'arrivo sarà collocato su direttamente nella, diciamo, al centro anziani, tanto per, per capirsi. Però gli altri avranno la possibilità di potersi quindi eh, divertire, assaporare diciamo, questo parco. Diciamo, nel modo più classico, quello di camminare, di correrci. Addirittura ci saranno anche gli amici del Pionta che, con i propri cani, seguiranno tutta la scia diciamo, della competizione. Perché ormai è una competizione giunta alla diciassettesima edizione, quindi ha già una sua diciamo, identità. identità. Esatto. E quindi, al di là di questo, poi saranno presenti anche i diabetici. Quindi faranno un prelievo prima e dopo la competizione per quanto riguarda proprio la, la verifica anche del. Eh, ora mi glicemia. Della, glicemia, della glicemia. E poi ci saranno anche l'associazione AVO, quindi saranno presenti anche volontari ospedalieri per sensibilizzare l'opinione pubblica anche sulle problematiche di coloro che hanno delle terapie particolari, quindi le capigliature. Quindi una parte del ricavato dell'iscrizione andrà anche su questa, su questa iniziativa diciamo, di solidarietà. E poi ci saranno anche degli spettacoli, sarà la presenza diciamo, di un gruppo eh, di ballo di Alberoro che saranno qui, faranno la zumba, faranno altre cose. E poi i giovani, ecco, ci sarà quindi oltre alla competizione agonistica per gli adulti, diciamo, per i camminatori, ci saranno anche per i giovani e faremo delle garettine abbastanza simpatiche, brevi, però intense. Insomma, ecco, quindi una mattinata direi all'insegna del del dopo Pasqua, che sarà proprio veramente una gita fuori porta da un punto di vista sportivo e quindi penso anche salutare. E così si smaltisce magari anche l'agnello e la colomba. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità e ci vediamo tra poco. Ci siamo spostati in quest'altra zona del colle del Pionta, qui ci sarà l'arrivo. No, non sarà, sarà una fase intermedia una fase intermedia perché l'arrivo sarà posto ancora più in alto. Okay. Quindi fate in zona... faticare. Allora, ci siamo, abbiamo fatto una piccolissima passeggiata. Il vice sindaco mi spiegava che la zona che abbiamo attraversato poche settimane fa insomma, era piena di sterpaglie, di siringhe. Quindi, insomma, l'intervento si vede, diciamo, diciamo, le cose come stanno. Eh, meno male, se lo dice lei, <ride> evidentemente si vede. Sì, l'intento era quello di eliminare tutti gli anfratti, tutti i possibili nascondigli e possibili posti dove magari veniva percepito un pericolo, quindi tutte le, le zone buie, mal curate, in modo da far percepire una maggior sicurezza da parte dei fruitori del parco. E in effetti, insomma, vediamo che piano piano gli aretini stanno tornando, ci sono molti ragazzi, ci sono molte famiglie e contiamo di andare avanti su questa strada e che la riqualificazione avvenga veramente a 360 gradi, come vorremmo. L'associazione che il vice sindaco ha citato poco prima, insomma, nella prima parte della nostra trasmissione, la vediamo qua presente, insomma con il suo rappresentante. Benvenuto intanto, che stava proprio provando un sì. percorso, ci ha spiegato. Sì, si stava provando il percorso per mercoledì, martedì, scusate, martedì 18 uh, in notturna con partenza alle 21, sempre da qui. Ah, e quindi una corsa di notte. Una camminata, una camminata. Camminata aperta a tutti, a, a un passo... Adatta a tutti, insomma, piccoli, grandi e anche, mh, noi accettiamo anche gli animali, insomma, quindi è, è, è una camminata aperta anche eh, a eh, chi ha i cani. Senza discriminazioni, tra virgolette. Sì, sì. Senta, che ne pensa del parco così, a primo, a primo acchito, rispetto magari a qualche mese fa? Dunque, il cambiamento sicuramente c'è stato, insomma, penso che sia sotto l'occhio di tutti. È chiaro che questo deve essere, secondo il mio punto di vista, insomma, il primo passo per, per poi veramente rifarlo, rivivere alla cittadinanza retina, insomma, come, come meriterebbe, visto che il parco è grande, insomma, e, e merita. Però va, no, gli interventi che sono stati fatti, che sono, sono tuttora in atto, insomma, devono servire per riportare gente, insomma, in questo parco. Gli aretini ci devono un po' credere, insomma. Eh sì, noi nel nostro piccolo facciamo la nostra parte insomma, e spero che anche insieme alle altre associazioni, ripeto, a tutti i cittadini aretini facciano la loro parte, insomma, loro facciano un po' vivere, insomma, come, come sarebbe giusto. Il vice sindaco ha fatto un appello anche alla civiltà, no? perché comunque sia è chiaro che se uno si impegna, a spende risorse pubbliche per ridare fiato, insomma, per rifare un po' il look, non solo a questa zona della città, ma alle tante altre zone della città che ne hanno bisogno, poi però insomma, se si lascia la carta, la bottiglia di vetro, eh, insomma, non, non si deve fare, perché sennò poi è una corsa tra virgolette contro i mulini a vento. No? Era un appello al senso civico in senso generale, non riferito alle riqualificazioni che stiamo portando avanti nel, nel, nel parco del Pionta. È un appello che mh, ieri ho detto e oggi lo ribadisco, lo farò sempre più spesso, perché purtroppo la maggior parte dei problemi a cui siamo sottoposti oggi e che ci vengono rappresentati sono causati da ma l'educazione. Quindi l'appello al buonsenso, all'educazione, al rispetto delle, delle regole eh, c'è, ci sarà. Io invito tutti a farsi carico di, di verificare, di sollecitare eh, chiunque vedano che commette una cosa non regolare eh, a far sì che, che, che rispetti le norme perché ne va a vantaggio di tutti. Un piccolo gesto spesso... Ehm, aiuta a non buttare via tante risorse pubbliche perché veramente tanti, tanti soldi pubblici vanno sprecati perché si potrebbero risparmiare vanno sprecati per rimediare a dei comportamenti non corretti svolti da pochi cittadini però sono quei pochi che si notano eh sì, poi insomma nell'era social basta una foto un po per riportare eh, diciamo in auge la teoria delle finestre rotte, non la conoscevo me l'ha me detta il, il sindaco che insomma basta far vedere una cosa brutta insomma e poi diventa tutto brutto in realtà come ricordava davide insomma questo parco è bellissimo abbiamo alle spalle questo campino da calcio che Ma insomma, comincia a rivivere. Ci sono i siti archeologici, eh c'è cioè, sì. veramente dello, tanto spazio. Io penso che veramente gli, gli aretini, mi auguro fra poco, tornino ne, nella bella stagione anche la, il fine settimana, tante le volte uno si prende si la macchina, cercare, no? si, si, si va a cercare vero. chissà che, uno qui ci si viene a piedi. Con una bella coperta si può stare qui, sdraiati, prendere il sole, rilassarsi, Lezioni. fare sport. È romantico, è romantico. Fare sport è davide, è romantico. se vuol fare sport, cioè, ma credo veramente. No, ma io. Allora, Credo che, guarda, non, non stento a credere che ci sono tanti aretini che non sanno dov'è il colle del Pionta. E, e Magari dov'è, sì, però non l'hanno sicuramente ma visitato. Allora, tutto non tutto in allora, non ci dobbiamo. Allora, non ci dobbiamo. Allora, io credo che qui. Soppo si arrabbiano gli aretini, sì, si dici che non sanno dov'è il colle del Pionta. Ma io invece credo anche questo: che questo posto sconta un po' la sua storia ultima. Cioè il fatto che qui c'era il manicomio. E che quindi questo era un ambiente di sofferenza, di emarginazione. Questo era un lager, tanto per essere eh, chiari, perché i manicomi erano dei veri e propri lager. Poi e... Arezzo è stata. Insomma, Poi, invece, la sì, prima c'è no? stato, ora non mi ricordo il nome di questo professore, Basaglia, Basaglia, Basaglia che teorizzò questa riforma e quindi il superamento di queste malattie, quindi la malattia mentale non più. Da contenere perché si pensava un tempo che i malati di mente, quindi fossero da contenere, da isolare dal resto della popolazione, ci si vergognava eh, di queste persone. E invece teorizzò l'apertura. Quindi, io credo che ancora si sconta anche questo aspetto: no? può essere, può essere. Che... Nelle persone più anziane, eh, però ecco, io mi rivolgo soprattutto ai giovani, ai nuovi, coloro che sono venuti a vivere negli ultimi tempi ad Arezzo, cioè, veniteci, siamo dietro la stazione, siamo accanto all'ospedale nuovo, siamo accanto a Saione, siamo accanto all'università. All certo. cioè, ecco, probabilmente può darsi anche l'aspetto che molti non hanno, è l'aspetto diciamo, logistico, nel senso anche dove poter lasciare una macchina, quindi forse hanno questa difficoltà qui, ecco, ecco perché a volte non possono gravitare al parco del pionto, cioè quelli che abitano vicino o intorno va bene, ma probabilmente quelli che sono più da lontano non sanno dove posizionare, però ecco, dicendo che vicino all'ospedale c'è un ampio parcheggio, che la stazione c'è un parcheggio, che in zona pescaiola... Al Balda alla stazione, a 200 metri si può arrivare a trovarlo questo parcheggio. Si può entrare però ecco... nella, con l'auto anche lì mi sembra. Magari nel tempo lo limitiamo perché l'ingresso all'interno del parco con la macchina non mi sembra un buon, un'attività. Stavamo, stavamo insomma, registrando, ci sono passate accanto diverse auto, ma d'altra parte per il momento il transito è consentito, quindi non è che possiamo. Insomma, cioè... beh, di certo, c'è l'università e sotto c'è anche una sede distaccata. Di quindi ci sono tanti ragazzi che gravitano all'interno della parte bassa del, eh, del parco del Pionta e le auto sicuramente non, eh, non sono ben viste e sarebbe opportuno che pian piano venissero eliminate. Stiamo nei prossimi giorni, immagino che il sindaco mi ha preannunciato che parlerà con il direttore, il dottor Desideri proprio per chiedere che intervenga visto che la parte bassa del parco De Pionta è di proprietà della ASLA prevalentemente e in parte minima dell'università di intervenire affinché le auto vengano eliminate perché è inopportuno che eh, transitino all'interno di questo parco. Allora che facciamo? Diamo appuntamento agli Aretini per ah questa sì, Pasquetta direi. speciale? Probabilmente questo è, è, è un posto che dovrà essere vissuto non solo il 17 perché è il giorno di Pasquetta ma tutto l'anno e quindi ecco, cercheremo appunto di inventarci tante cose affinché ognuno faccia la sua parte e io chiederò ai commercianti appunto ma non solo tramite l'associazione, quindi la Confesercenti, chiederò appunto di impegnare non solo i commercianti di Via Vittorio Veneto, ma i commercianti della città perché questo è un bene, come dicevo prima, della città e non solo di Via Vittorio Veneto. Quindi ecco, io mi auguro che queste iniziative vadano avanti per tutto l'anno e quindi ci siano appunto sempre presenza di persone in modo che eh, quando ci sono persone questo vuol dire che c'è vita e, e, e la vita è quella che vuole questo parco. Allora io lascerei l'ultimo invito insomma, proprio al vice sindaco, tra l'altro mi faceva vedere che c'è un, un calendario già un po' eh, fissato, addirittura si arriva al mese di ottobre con appunto le tante iniziative. Però insomma immagino che chi ha delle buone idee è comunque sempre ben accolto, no? Assolutamente, ma ehm, ci tengo a sottolineare che queste iniziative sono state messe in piedi più o meno in un mesetto. Appena abbiamo dato il là sono arrivate subito le prime 3-4 associazioni con le quali abbiamo eh, cominciato a lavorare, abbiamo preso accordi, abbiamo fatto un primo calendario che è soltanto l'inizio di un percorso. Immagino che nei mesi a venire si aggregheranno ancora ulteriori associazioni e questo qui è un bel segnale, vuol dire che si tiene a Pionta, vuol dire che si tiene alla nostra città, vuol dire che eh, si fa tanta attività fisica nel nostro territorio, eh, si vuole cercare di dare una mano per riqualificare e quindi ben vengano tutte le associazioni che a vario titolo vorranno contribuire a rendere sempre più fruibile questo, porco, questo parco e a contribuire insieme all'amministrazione a dare sempre più decoro e sempre eh, miglior vita a tutte le aree della nostra città. Allora noi vi aspettiamo insomma, il giorno di Pasquetta il 17 di aprile e poi caro Davide diamo sì, appuntamento poi alla prossima. Può darsi settimana. che ci siano altre iniziative. Senza ora non svegliamo le, svegliamo tutte, svelare lasciamo nulla, un po' non di, non so di suspense. Ci dire qualcosa? Ma sì, un'idea era abbastanza geniale quella che era stata <ride> pensata, ora non so se sarà realizzabile, però quella veramente di fare ciò giochi senza frontiera fra i quattro ecco qua. quartieri ah, ecco, aretini svelata. sarebbe il massimo per nel periodo diciamo prima settimana di luglio sarebbe stata veramente qualcosa di spettacolare. Vabbè, Ce la facciamo? Vediamo un po', non, Ci lo si so, trova. non lo so. Ecco, una cosa semmai che si eravamo dimenticati per la parco corsa, ricordiamo che il ritrovo è alle 8.30, la partenza alle 10. Perfetto, quindi tutti alzati di buon mattino per questa pasquetta aretina al Colle del Pionta. Grazie tutti ai a, nostri ospiti. Il Colle del Pionta il 17, grazie e a tutti. chi può portare anche l'agnello. Ecco. L'agnello, no, l'agnello è vivo, però, <ride> lo ti può portare vivo. No, ah, qui eh. ci vuole un'altra trasmissione. Chiudiamo quindi qua <ride> e, e ci vediamo insomma il 17 Buonasera di aprile. Ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci. Arrivederci.